chiamati da sé. Udisti che è la ghetto petrolio numero 5, l'arrivi di Mohamed Zuila. E il quinto al traguardo di oggi, come vedete adesso arrivano la spicciolata, sono ritmi insostenibili umanamente, stiamo viaggiando a 20 km orari di media, non è una cosa banale, lo diciamo tranquillamente. Marco Vetrano all'arrivo, pettorale numero 7 per lui, ben arrivato Marco. Maiano Runners, Carlo, approfitto di questo momento per ringraziare il maresciallo Sasso dei Carabinieri che ha portato il nostro Ettore Forte in giro lungo il percorso per ammirare le gesta degli atleti e finalmente la retto, lo possiamo dire. E grazie naturalmente allo staff della polizia locale che è stata scortata insieme a... la 206 sta là, fa pure grazie. Davvero un grande connubio di forze per garantire la sicurezza lungo il percorso degli atleti, quindi davvero grazie a chi ha reso possibile tutto questo e grazie soprattutto allo staff dell'Atletica Nolana, grazie ai tantissimi sponsor, grazie agli atleti, alle società, al pubblico presente che davvero sembra di essere ad una grande festa, la grande festa del podismo qui a Nola per il 7° trofeo Città di Nola, tutto questo grazie all'Atletica Nolana. E ancora arrivi Carlo, eccolo qua, ancora Fabrizio Meoli, running Telese Terme, nuovo acquisto di Fortunato Peluso per il team di Baiano, ecco Fabrizio, grande tempo, grande Fabrizio. E subito dopo un altro grande Forino, traguardo, ben arrivato Sasi, a breve papà Peppe Olimpo, grande carone, grande grande Peppe, complimenti Peppe, sotto i 33 non da poco. Ancora passaggi pettorale numero 6, dovrebbe essere l'arrivo di Mohamed Langali, Atletica Maga Sport, ancora col 12 l'arrivo di Lorenzo Vetrone e ancora Pasquale Iapicco, pluricampione italiano nella sua categoria, col 15 il passaggio di Giovanni Salzillo, Atletica Capua. Ben arrivato anche a Giovanni, siamo a 33 minuti e 16 secondi, si viaggia intorno ai 3,20 a chilometro. Cosa non da poco, ragazzi, oggi stanno volando. Veramente. Devo dire, veramente Carlo, grandi tempi, Arrivo anche di Aniello Coppedo in questo momento. Dietro c'è Francesco, ci sono Francesco e Leandro che arrivano anche loro. Ben arrivati ragazzi. Finita quest'altra bella faticata anche per voi. Grande Francesco, grande Leandro, complimenti. Complimenti a voi ragazzi. Io chiedo al pubblico, teniamo le mani pronte, diamogli un bel incitamento a chi sta correndo a 10 km. Non avete idea di quante energie regalate a chi sta correndo. Arrivo di Giovanni Paone in questo momento col 24, Ciro Di Micco, Atletica Caivano, ancora Giovanni Franzier col 21 al passaggio. Belle queste sfide, queste coppie che arrivano a tutta verso l'arrivo, per tra i 26 per il passaggio di Antonio Luongo, col 25 davanti a lui Mano Rendina, ancora col 13 passaggio di Vincenzo Migliaccio, team di Mondragone, col 30 invece Silvio Alberti e ci raggiunge Virtus Campobasso, 32 invece Luciano Napoletano, team di San Nicola, col 36 ancora Luigi Silvestri, 47 invece il pettorale di Antonio Petito in National Security Service, col 46 ancora Pasquale Di Domenico che guida questo gruppetto, dietro di lui Nicola Morone, col 38 arriva anche Marco Russo, diamo Dino ben arrivati, col 49 ancora Pasquale Iannucci, tra le 48 per Rosario Ardito, Pasquale, Rosario, ragazzi ben arrivati, vedo un po' affaticati. Andiamo col 58 Gabriele Ambrosino, col 22 invece Salvatore Romano, 66 per l'arrivo di Pierluigi Fusco, Puro Sangue Athletics. Andiamo Alfredo Norvello al traguardo, guardate anche forza Maurizio Mauro, dai, forza ragazzi, siete Pasquale, dai Remo!
Lo dico a chi è a bordo strada, guardate la gioia di chi nonostante la fatica arriva al traguardo e dice ne ho finita un'altra. È la cosa più bella e forse uno dei momenti più emozionanti di ogni gara. Finita! Angelo Raffaele Capone con Dino Serce, ancora Movimento Sportivo Bartolo Longo, forza ragazzi, alle Peppe! Carlo, siamo in attesa della prima donna che tra pochissimo credo dovrebbe sbucare dalla curva. La vedo lì in fondo, accompagnata dalla moto, ciao Vincenzo, ben arrivato, dai ragazzi, sta per svoltare l'ultima curva, la prima donna, maglia nera, la riconoscerete subito, quindi lascio a te ovviamente accompagnarla al traguardo. E si tratta della mitica atleta. Forza Filomena, dai! Filomena Palomba, che il tempo record è stata accolta anche per tagliare lo striscione d'arrivo grazie alle nostre ragazze che davvero prontamente hanno, diciamo, tagliato lungo la linea del traguardo per accoglierla come si deve. Francesca Maniaci! Ale Paolo, dai, forza Fabrizio, Fabrizio Romano, ancora tanti gli arrivi, forza, dai ragazzi che ci siamo, Ale, è finita, settimo trofeo, città di Nola, dai Michele, Ale Luca, Michele Vaiano, Codizia Samaritana, gli amici che arrivano insieme, Luca Spezia, International Security Service. Ale ragazzi, grande Angelillo, complimenti, i ragazzi del team di Ternum Domizia Running, forza Gianluigi, Ale Fabrizio, Paola Di Tillo al traguardo con Giorgio D'Onofrio, gli amici di Fratta Maggiore presenti qui con noi al traguardo e ancora Atletica Teverola con la splendida Giuseppina Lamula al traguardo. Forza Giovanni, Giovanni Mocerino e ancora Caivano Runners con Massimiliano Faticati, forza ragazzi, Ale Antonio, forza Peppe, dai Mario, grande Sebastiano, grandissima gara e la stabile con grande Alessandro Grauso al ritorno alle gare, quindi complimenti. Luciano Napoletano, sei stato troppo veloce, non ti ho visto. È arrivato, sta arrivando Angelo Garofalo nel frattempo. Ciao Giuseppe, ben arrivato. Andiamo, andiamo ragazzi. Guardate come ognuno cerca di affrontare questo traguardo nel migliore dei modi. Pietro si è fatta la passeggiata oggi, lo possiamo dire. Grande Dino, l'arrivo anche di Antonio Bernardo. Grande Teresa. Complimenti. E ancora tanti gli arrivi, Carlo, ci sarà da lavorare tantissimo. Penso almeno mezz'ora, ma forse anche di più. Prima ovviamente di spostarci in zona premiazione perché poi ci sarà la consegna anche dei premi ai primi classificati di questa giornata con la consegna del trofeo Città di Nola 2021. Andiamo ragazzi, quante maglie molisane che vedo oggi. Ben arrivati ragazzi, a tutti quanti voi che state per tagliare il traguardo e che state per portare a casa un'altra gara completata a 6 giorni da Natale. E anche l'arrivo al femminile dell'atleta del running delle Se Terme, l'atleta Fabiano, complimenti davvero per la tua prestazione. Andiamo a migliorare gara dopo gara e ancora grande Domenico, Domenico Mellucci al traguardo. Grandi ragazzi, grazie per essere qui con noi a Nola. Anna Trinchillo, grande Leonardo a rappresentare la Carmacca Maldolese. Grande Anna Maria, insieme a Francesco. E ancora Domenico a rappresentare il team di Marcianise, grande Emilia, complimenti a rappresentare l'Atletica San Nicola, Maurizio Bune, forza ragazzi, dai che è finita, ci siamo, settimo trofeo Città di Nola e ancora Reggia Power e Atletica Caivano al traguardo, grande Soco,
grandissimo l'arrivo di Sokol, Colaveri, Pietro Mannoni, Vincenzo Celiendo, grandi ragazzi! C'era anche Italo camuffato. Andiamo, andiamo! Anche gli amici di Poggio Marino, di Napoli, di Pratta Maggiore, gli amici della Felix Running che arrivano, siamo davvero in tantissimi ragazzi e come dicevamo davvero stiamo rappresentando un territorio vastissimo con chi è in gara quest'oggi. Non si smette di spingere, si arriva sorridendo, chi con le braccia al cielo, chi salutando chi a bordo strada, chi con un piccolo cenno per le fotocamere che sono qui al traguardo, anche gli amici di Avellino che vedo raggiungerci. Davvero tutte le province, lo possiamo dire, sono in gara, anche le maglie di San Nicola che continuano ad essere tante. Questo staffetto di salita mi sto rendendo conto che si sente, però sull'onda dell'entusiasmo di una gara tirata poi a fin di conti passa rapidamente. Dai Carlo, su ragazzi, oramai è finita anche per voi, tantissimi anche gli amici di Nola che hanno deciso di correre, perché questo oramai è un territorio che è pieno di appassionati di running e questa gara, come diceva Gennaro prima, che non scende mai sotto i 1000 partecipanti, dimostra quanto poi in questa zona, che è facilmente raggiungibile da ogni angolo della regione, non solo, poi sia anche la culla ideale per chi ama questo sport ed è giusto ovviamente farlo con una gara di questo tipo. Su ragazzi, denti stretti, occhi avanti fino al traguardo per andare a tagliare la linea d'arrivo di questo settimo trofeo Città di Nola, che grazie all'amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, all'assistenza sanitaria, ai volontari, ai sponsor a partire da ERA che vedete identificata qui sull'arco d'arrivo e ovviamente all'ospitalità del Vulcano Buono, stiamo vivendo tutti insieme in questa bella domenica che precede Natale e le feste e soprattutto che ci fa e ci deve far sperare in un Natale, in un anno migliore. Ricordo a tutti di indossare rapidamente la mascherina appena finita la gara, so che c'è il fiatone, so che ce la fanno, però ragazzi tuteliamoci tutti quanti nel migliore dei modi. Su è finita, è finita, guardate come uno dopo l'altro scorrono qui sulla linea del traguardo e si avvicinano al Vulcano Buono, che è il momento in cui si riprende fiato dopo tanti chilometri percorsi. Io vagabondo, non poteva esserci canzone forza migliore per chi sta correndo da tanti chilometri e arriva qui al Vulcano Buono. Carlo, io sono stato rimproverato dall'amico molisano Giancarlo Benevento perché non sono riuscito a vedere il suo arrivo. Carlo, tu da questa parte non riesci a vedere l'assessore allo sport che si sta godendo tutta la gara. Il prossimo anno vogliamo in gara il pettorale numero uno. Grazie naturalmente per la vostra presenza sia nella conferenza stampa sia oggi, ci rivedremo tra poco alle premiazioni, ma grazie ancora una volta a tutti voi, l'arrivo di Anna, per essere qui con noi all'interno del Vulcano Buono per questa nuova location del settimo trofeo Città di Nola. Grazie ancora una volta a tutti voi, grazie per essere oggi in questa splendida giornata di festa al Vulcano Buono per correre su questo percorso davvero velocissimo. Grazie! E approfittiamo Gennaro per ricordare che lungo il percorso, oltre ai tantissimi volontari della team dell'Atletica Nolana, ci sono anche Martina e Anna che stanno accompagnando il passaggio dei nostri amici in gara e che quindi oltre a trovare noi all'arrivo hanno trovato altre due voci amiche lungo il percorso a fargli compagnia. Andiamo, andiamo ragazzi, Peppe, sugli ultimi metri per stringere i denti, per arrivare sul traguardo, e chi è qui come noi all'arrivo, guardate lì in fondo al parcheggio perché si vede, come vi dicevo prima, questo plotone infinito, lunghissimo, di maglie colorate che pian piano arrivano all'ultima curva e poi si raggiungono qui in salita sulla linea del traguardo. Braccio al cielo, sorrisi, saluti a chi è a bordo strada, ma soprattutto l'ultimo sprint, a denti stretti per arrivare a tagliare la linea dell'arrivo. Antonio ben arrivato, qua già mi ripetono che dobbiamo non prendere impegni per il 22 maggio a Pratta Maggiore, dove saremo di nuovo in tanti, ma c'è un po' di tempo ad aspettare fino a quel momento, mancano 6 mesi. Per ora ci godiamo la giornata di oggi.
Bella faticata, eh? No, Filippa, ben arrivata. Gerardo Tarantino, rappresentare l'amatori polismo Benevento, grande Luigi, l'alto Sannio, ancora Afragola c'è, Runners Chiomo, davvero tanti Carlo, e arriva anche Emilio a rappresentare la politica samaritana, Leopoldo Rossi con Roberto, grande, Alberto Politirno, complimenti, Luca Signorello, ma siete ancora tantissimi, davvero impossibile Carlo nominarli tutti, sarebbe... Senti, io però ho visto arrivare Mimmo Diglio con una maglietta bellissima, c'era scritto benvenuto Giulia, meritava la menzione, proprio bella, appunto, non c'è altro da dire. Vabbè, questi sono messaggi importantissimi. Ciao Gennaro, ben arrivato, ciao Ciro. Andiamo, andiamo. Uno dopo l'altro scorrono tutti qui davanti i nostri amici che si stanno godendo i loro momenti finali, quelli che poi vengono immortalati da foto e video e che poi permetteranno anche di raccontare la festa di oggi a chi non è stato qui con noi o a chi deciderà poi di correre l'anno prossimo nuovamente qui quando ci sarà l'ottava edizione di questo trofeo. In ogni caso non voglio esagerare, ma guardate, questo è un percorso da campionato italiano, non vorrei esagerare, però grande Roberto, parlando di campionato italiano è arrivato anche Roberto, già qua. Carlo, sarebbe davvero bellissimo, la location eccezionale. Spettacolare, veramente la guardavo in altra ottica, puoi capirmi perché. Andiamo, andiamo, ciao Alessandro, ben arrivato, ciao Roberto, ciao Luigi, via Michele. È finita anche per voi questa sudata di oggi. Poi si torna a casa e giustamente ci si gode il pranzo della domenica con un po' di scrupoli in meno, mettiamola così. Uno dopo l'altro arrivano tutti, ancora grupponi belli folti, per chi ci raggiunge, ragazzi, è arrivato Mimmo e Richiello, possiamo chiuderla qui. Andiamo, andiamo, andiamo. Ciao Mimmo, ben arrivato. Vedo anche le mie maglie di Casalnuovo, le maglie di De Verola. È arrivato anche Salvatore Anuale e Mimmo Nettore, c'è da dire che oggi si è preso la rivincita dell'ultima edizione quando la moglie Rina gli diede 5 minuti. Quindi vedremo oggi se Lina riuscirà ad arrivare nei 5 minuti per riprendersi di nuovo lo scettro di capofamiglia. Il bello di queste gare è proprio questo, ognuno corre con la sua motivazione, col suo stimolo, anche con la sua storia. Ecco, hai detto proprio bene, motivazione, infatti è arrivato Luigi Lande che è una grande motivazione. Grande Gigi! E tra un po' arriveranno anche altri amici del suo team a partire da Pino che stiamo aspettando. Nel frattempo Cesare che vuole correre pure lui, avanti e dietro dal traguardo. Su, su, su. Dai ragazzi, ben arrivati a tutti voi. C'è chi arriva sul passo, c'è chi sprinta in salita, segno che aveva ancora tante energie da spendere. C'è chi invece si guarda in giro, addirittura rallenta per godersi gli ultimi 100 metri sul traguardo. Ognuno davvero la vive a modo suo ed è giusto così. Sì, siamo, andiamo, andiamo. Guardate che oramai il traguardo è vicino. Ben arrivato anche ad Antonio, questa maglietta mi è un po' familiare. Una bella avventura di 7 e mezzo fa Roma. Torneremo il 3 marzo con una Ostia. Nel frattempo ci giochiamo alla gara. Carlo, siamo a 700 arrivati, mentre è arrivato anche l'amico di San Vitaliano, l'amico Pasquale. Anna Maria, ben arrivata, ciao Maria Maria, andiamo Giuseppe, è finita, San Giovanni, ben arrivato, andiamo, 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 e ancora non si vede la fine di questo gruppo, che non finirà più, secondo me l'ultimo arriverà all'inizio della prossima edizione, siamo tantissimi, è bellissimo, bello anche l'entusiasmo che vedete sul volto di chi si raggiunge, guardate che bel sorriso che c'è Enrico mentre sta arrivando qui al traguardo. Carlo, sembra un anello che gli atleti continuano a passare sempre, girano, girano. Domani ben arrivato, domani Cancione al traguardo. Il bello è che anche tante donne oggi sono in gara, ma proprio tante, ne vedo. Carlo,
abbiamo superato i 50 minuti, quindi la soglia dei 5 a chilometro, ma sono davvero ancora tanti gli atleti che stanno per mettere il chip sul tappeto per tagliare il traguardo. Teverola c'è, presente in massa, grande Checco, Checco Sessa, gli amici MM Project insieme agli amici di Fratta Maggiore, davvero tantissimi gli amici di Vito Lazio, non potevano mancare, grazie Giovanni, Giovanni Carusone, grazie. Grazie anche a te Salvatore, naturalmente aspettiamo la cisterna in marcia, quest'anno mi hai abbandonato. Andiamo, 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 le maglie di Pomigliano, di Marcianise, altri amici del gruppo Santa Croce, se non sbaglio il 16 gennaio c'è la gara a Comiziano, la memoria non dovrebbe ingannarmi, gli amici di Maddaloni, del Laghetto, ispettore ben arrivato, gli amici della Rallab con il loro circuito, inizierà ovviamente a Villa Literno come sempre, andiamo, andiamo, andiamo! Anche le maglie di Apragola in tante, d'altronde è arrivato Mimmo, possono arrivare anche gli altri. Beh Carlo, dicevamo prima di questo attesa per il 26, se ci faranno correre ci sarà San Paolo Sport Day, ci sarà la gara di Presenzano, ci sarà Piscinola e pomeriggio saremo a Turo con la speranza che si possa fare, mettiamola così, in attesa poi delle gare di Capodanno, poi c'è la gara del 2 di gennaio ad Ischia, l'hanno spostato, quindi ce n'è da fare, ce n'è da correre. Speriamo bene, domani speriamo di avere qualche delucidazione dalla regione, da poter mettere in campo tutte le energie necessarie per realizzare queste altre belle manifestazioni che ci aspettano. Anche gli amici della Volistica Vesuviana all'arrivo, gli amici di Caserta che vedono arrivare, gli amici della Maga Sport, Caivano, proviamo a leggerle tutte, ma non è facile. Le maglie azzurre adesso di Cicciano, ragazzi per cortesia, chi è già corso non torni all'arrivo perché è un pericolo per chi corre dietro di lui. Non le passate. Angela ben arrivata. Gli amici di Atella, di Orta di Atella, anche loro, Caivano. Bella faticata, Francesco. Anche gli amici della Ranfor Love, Agostina, ben arrivata, c'è un signore che si chiama Gaetano Scagliati, non so se lo conosci. Andiamo, andiamo, ben arrivati ragazzi, sopra i 50 minuti di gara. A quest'ora con quanti atleti sono arrivati? Avremmo già finito almeno un paio di gare. Grande Gennaro, siamo sugli 800 arrivati, caro, quindi cosa da niente. Giusto due numeri a caso. Grande Tommaso, complimenti. Dai Ernesto, ben arrivato, andiamo Antonio. Vai. Finita, è finita anche per voi. Beh Carlo, parliamo del nuovo anno, il 2 gennaio gli amici di Cesinali hanno già spostato il loro evento al 2 gennaio come quelli di Ischia, già in programma il 2, poi il 6 ci sarà la mitica gara della Befana ad Acerra e poi pian piano ripartiremo anche con i vari campionati di cross e naturalmente poi qualche caretta indoor, quest'anno finalmente potremo anche farla. Quindi. Abbiamo già iniziato la settimana scorsa, qualcosa oggi e poi si continuerà per permettere soprattutto ai tanti amici campani di non dover andare per forza ad Ancona tutte le settimane, ma abbiamo anche il nostro gioiellino di Ponticelli adesso da poter riutilizzare, ma pensa, il calendario è lungo e c'è qualche bella sorpresa di qualche gara nazionale che si farà in Campania, però si saprà tra poco. Ci farà sempre piacere Carlo, tu lo sai, anche per evitare delle spese, per uscire fuori, infatti ma anche per far conoscere anche la nostra regione a chi viene dal resto d'Italia. Pensa che proprio all'apertura di Ponticelli, grazie Vincenzo, Luigi Celiendo sta di nuovo mettendosi in forma per il salto triplo. L'avrei dato più sull'asta, però va bene così. Anche quello serve. Va bene così, ci dobbiamo divertire, giusto anche prenderla con un po' di goliardia in più, mentre continuano però ad arrivare i nostri amici sul traguardo. Ben arrivati ragazzi, questo è il traguardo di Nola del Vulcano Buono del 7° trofeo Città di Nola dell'Atletica Romana, si arriva fino a Venerusso davvero, diciamo se non ce n'è per nessuno. Beh Carlo, questa gara è stata anche negli anni l'occasione proprio per scambiarsi gli auguri per
Natale, naturalmente per il nuovo anno, quindi per questo anche grande affluenza. Siamo stati accolti davvero da una bellissima giornata, quindi davvero credo non sia mancato nulla, davvero grande organizzazione, grande partecipazione, davvero il meteo eccezionale, forse è l'unica pecca è Pasquale Pizzano, non lo so. Si è camuffato tra mascherina e cappellino bianco, si vedono solo gli occhi, però noi lo riconosciamo lo stesso. Nel frattempo arriva un'altra faccia familiare, da Gerardo ben arrivato, ciao Antonio, via Mauro, su Fiorenzo, è finita, uno dopo l'altro scorrono qui davanti, Vincenzo ben arrivato. Piano piano stanno arrivando anche gli amici che sono stati lungo il percorso ad allestire, e facciamo un saluto anche a loro perché nell'ombra di questo sole in tanti sono stati lungo la gara a permettere a chi sta correndo di trovare strada libera e di potersi godere la festa di oggi. Domenico ben arrivato, altro arrivo di questo signore che mi pare familiare, ben arrivato Luisa, ben arrivata Luisa. Carlo, abbiamo superato i 900 arrivati. Mamma mia, numeroni. I numeri. Raffaele già sta facendo i conti per la gara del 22 maggio. A Fratta Maggiore. Giovanni, tutto a posto? Sì, stavo prendendo in giro, messi davanti a corso, tutto a posto. Sentore che arriva, Siate paura. Bello questo arrivone! Le frecce salianesi! Le frecce di Saviano, eccole qua! Grande, grazie, grazie, grande Teresa! E poi quando li ho visti arrivare la prima volta, sanno, la maglia è identica a quelli degli amici di Cassino, identica proprio. E avevo confuse, poi dopodiché c'è scritto Saviano. Ti saluta Giuliano da parte di Ettore Forte. E chiedo Pietro Maienza, è desiderato qui alla postazione microfonica. Pietro Maienza, Atletica San Nicola, è desiderato qui alla postazione microfonica, grazie. Ciao Peppe, ben arrivato. E mica è finita ragazzi, guardate là in fondo in quanti ci stanno ancora. Gli amici di Comiziano che arrivano spalla a spalla. Anna ben arrivata. Antonio grande, dai Ciro, grazie Candida, grande Anna, grande Pasqui, Scogna Miglia ancora, San Vitaliano Sporting, grazie a Sebastiano e Carmine, forza Giovanni, ale ragazzi, c'è anche dai Saverio, ben arrivato, si è ripreso dalle fatiche di Poggio Marino, gli amici di Terzigno che arrivano qui a traguardo insieme, ovviamente al passaggio di Luigi che porta invece la maglia di Pomigliano. Andiamo, lo so che è salita ma oramai è finita, ben arrivata Monica, via Nicola, vai Luigi, oramai siamo oltre la linea del traguardo col passaggio di Antonio, di Armando, di Pietro e di Gaetano. È andata, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, gentilmente non ripassate sui tappeti per favore, forza Gina, De Vincenzo. Ricordo a tutti, una volta arrivati, rimettiamo le mascherine per favore. Grande Fiorella! E dobbiamo essere attenti a queste cose, cosa importantissima. Prof, ben arrivato, ciao Francesco. Grande Francesco! Un altro riferimento, quello di Nocera, nuova vista, nuova struttura e anche un nuovo corso che insieme a Peppe Falcioni